Buonasera amici di Sportland e benvenuti al centro sportivo Calvairate, dove è tutto pronto per la 21esima giornata del campionato di calcio 11 Serie C. Si affrontano La Commenda e Globuli Rossi. Vediamo chi avrà la meglio. Pallone subito dentro, buona, attenzione, buono il controllo. Conclusione Mancina, palla alta sopra la traversa, grande occasione. Tocco dentro, Baldacci entrone, mette giù, caccia col destro, alto. Tutto dentro, colpo di testa, pallone che naviga sulla linea, alla fine non entra incredibilmente. Occasione clamorosa, area affollata. Parte il 2, cross dentro, colpo di testa. Palla alta di pochissimo sopra la traversa ed è l'ultima occasione del primo tempo. Qui occhio al pallone giocato in direzione di Bettagno, che col mancino cambia tutto. Lo fa bene, destro alto. Tanto qui attenzione, tocco dentro. Baldacci si gira col destro, calcia. Attenzione, siamo dentro. E arriva il gol della Commenda che sblocca la partita. Da due passi, non sbaglia Notar Nicola. De Lucia sul punto di battuta. Tutto pronto, va De Lucia col destro. La palla però non si abbassa a sufficienza. Qui conclusione dentro, tutto buono. Destro, palo e arriva il raddoppio. 2-0 della Commenda. Baldacci, credo, da due passi sia riuscito con la testa. Un facile tap-in. Occhio, Globuli Rossi in attacco. Luis può andare. Appoggia al compagno che calcia col mancino. Palla alta, non di molto. E finisce qui. Finisce con il successo della Commenda per 2-0. Un successo che fa mantenere alla squadra di casa il terzo posto in classifica. Per il momento gli garantirebbe accesso ai playoff. Allora, sono qua in compagnia di Diego Stroppa della Commenda, volto storico. La squadra c'è sempre, quest'anno sembravano che quei playoff non si potessero raggiungere, poi è iniziata un'altra storia. Siete lì, dipende da voi, come è andata oggi e come è andata anche nel corso della stagione? Dunque sì, abbiamo iniziato non benissimo la stagione, ma poi siamo stati protagonisti di questa rimonta, diciamo, che ci porta all'ultima giornata decisiva. E vediamo che succede, dovremmo vincere e speriamo di poterlo fare, insomma. Lo spirito è sempre quello, l'abbiamo sempre visto, e quel Baldacci lì davanti aiuta. Aiuta, sì, sì. Il nostro bomber, anche oggi abbiamo visto che quando è in giornata effettivamente rende parecchio. Perfetto, grazie ragazzi e alla prossima. Arrivederci.